Buongiorno a tutti, quest'oggi vorrei proporvi un video di unboxing e una rapida prova con le prime impressioni di una penna che mi è appena arrivata. Questa è una penna che mi è arrivata dagli Stati Uniti, l'ho comprata da un rivenditore che credo si chiami Peyton Street, una cosa del genere. Viene dall'America, però non è una penna americana e poi vi dirò. È partita il 12 di novembre ed è arrivata oggi, quindi in 15 giorni circa è arrivata. È una penna molto particolare che a quanto dicono, a quanto ho sentito dire, è un rapporto qualità-prezzo eccezionale, il perché lo vedremo dopo. E per quanto riguarda il prezzo, non ve lo nascondo, è scritto qui, l'ho pagato 79,95 dollari. Andiamo ad aprirlo dunque. Vediamo come si apre. Così. Ecco qui, infatti mi ricordavo bene, Peyton Street Pen. Oh, mi hanno regalato anche una pipetta con un poco di grasso siliconico, che è una cosa che potrà servire perché è una penna che, come vedrete, può essere usata anche come eyedropper. Questi sono cartoncino di Peyton Street. Ah, questo non è un omaggio, un quadernino 64 pagine, un omaggio ben gradito, ovviamente. Un codice promozione, questo è uno sticker. Vediamo un poco. Questo qui cosa ci nasconde? Un quadernino per appuntare cose rapide da tenere in tasca, può sempre servire. Ovviamente, ah cavolo, con l'unghia l'ho, non tanto resistente però devo dire. Perché se vedete l'ho passato con la mano l'unghia qui sopra e si è come se si è scavato. Anche qui. È decisamente un quadernino interessante, ma Michel Rius. Quadernino interessante, ma sembra abbastanza fragile. Carta bianca. Una tasca laterale. Vabbè, vediamo. Al limite potrei fare la prova su questo quaderno prima e poi sul quaderno affezionato Tom River. Questo è l'imballaggio di carta. Vediamo questo cos'è. Consigli su come usare la penna come dropper, vabbè, su questo sappiamo già tutto. Una confezione in cartone blu. Si apre qui, si apre con un meccanismo qui a calamita. Vediamo questa gomma ed ecco la penna. Allora, questa è una penna non americana ma indiana. È una Ranga. Le Ranga sono delle penne fatte completamente a mano
penne sono penne in ebanite. Questa è ebanite. Ecco perché vi parlavo di, a quanto dicono, qualità-prezzo, perché l'ebanite è un materiale comunque prezioso, però provenendo dall'India sicuramente la manodopera e i costi vengono abbattuti, per cui riescono a venderlo a prezzi più competitivi. Monta un pennino M Giovo dorato. Essendo in ebanite, è fornito con un converter International Standard, però può essere usato come eyedropper, da cui il fatto che includono questo poco di grasso siliconico. Io comunque poi lo userò come non come eyedropper. Un odore particolare, abbastanza particolare. Il motivo è il cosiddetto ripple, verde e ocra. La clip abbastanza molle, credo che questa si smonti, si può smontare interamente, noi la lasciamo al posto suo. Il pennino invece, come dicevo, è un pennino Giovo che dovrebbe essere smontabile, sì, in questa maniera. Ecco qui. Si smonta facilmente. Come dicevo, sono penne artigianali, fatte completamente a mano da degli artigiani indiani. Questo è un modello tra i più piccoli che vende la Ranga. La Ranga, che io sappia, produce dei modelli di dimensioni molto più grandi. Adesso vi prendo qualcosa ad esempio. Ecco qui, tanto per intenderci, ho qui una Pelican P205 e addirittura questa è una Montblanc 149. Guardate quanto sia grande questa penna, che vi ripeto, credo che sia il modello, uno tra i modelli più piccoli che produce la Ranga. Ed è, come vi dicevo, il modello numero 8. Ranga 8. La prova di scrittura ho deciso di farla con il Golden Brown Noodlers. Allora, andiamola a caricare. Ci siamo. Asciughiamo un poco, è quasi pieno. Devo dire che l'odore è veramente forte. Non ha un odore molto, molto gradevole. Mettiamo le cose da parte qui. E facciamo la prova sul nostro solito quaderno. Allora, Ranga numero 8, penna indiana in ebanite, fatta artigianalmente. A mano con un pennino Giovo misura M media. Scusate.
inchiostro, noodlers, golden brown. Mi sembra che non stia perdendo un colpo finora. Anche la scrittura rapida va benissimo. Vabbè, ma d'altronde penini, questo è un penino Giovo, quindi niente di che. Cioè niente, non ci si può aspettare che fallisca, sono dei buoni pennini. Vediamo un po' il flusso. Direi medio, non dovrebbe essere un pennino flessibile, no? Però un poco di variazione di tratto ce l'ha. Sì, scrive anche con il suo solo peso, anche se poi si esaurisce. Che altra prova possiamo fare? Vabbè, il reverse però no, non va il reverse, però io non la faccio mai come prova perché onestamente la odio, una penna non è fatta per scrivere in reverse. Proviamo questo quadernino di cui ci hanno fatto omaggio. Numero, no, numero 1, perché ho scritto numero 1, boh, numero 8. Ranga penna. Allora, vediamo un poco da vicino. Beh, sì, mi piace. Poi è aiutata la penna anche da questo bel colore dorato che esalta lo shading. Vediamo sul retro non c'è assolutamente nulla, non ha trapassato. Vediamo questo quadernino, non è un quaderno adatto alla scrittura con le stilografiche questo, direi proprio per niente. Non evidenzia nessuno, non esalta nessuno shading, il colore sembra è appiattito, c'è un po' di feathering, passa anche per la pagina. Questo è un quaderno, direi, da penne Biro. Poi purtroppo la qualità, come avete visto, non è dalla sua parte. Va bene, io ho concluso, vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti.